Mi riporti indietro di 34 anni, ti prego. Sogni, vai Gigi, vai, vai. Appena eravamo notte fai casi, non si nannella, non si signori, ma chiude tre sciopiette senza scuola, tu a chi sti guagno ce le tiene attorno, te si pigliato e chiude la mazziata, o quando vado a scuola non si chiude, non vuoi stirare a manca la camisa, perché tieni da fare, a naso specchio allora sarà scugnizza, mamma da padre da sagazzala, con questa faccia figlia zoccala, e da prode due sarraggiala, con un vasillo saccialessala, ma tu poi sicuramente chiacchiala, perché non può nessuno scugnizza. Qui fu Napoli, bene, ce li ho solo io. Allora, ma adesso parliamo di questo disco. Il disco esce stamattina e quindi stamattina, infatti sì, non ce l'abbiamo, ve lo voglio dire. Vi sto facendo vedere, sembrano due poster. Allora, questa è la copertina del disco di Maurizio. Il disco si chiama Le radici del tempo. Ti voglio fare innanzitutto i complimenti per questo color carne, che mi sembra molto elegante. Chi le ha fatte le foto? Le foto le ha fatte Gianluca Allotta. Anche il video ha fatto Gianluca. Anche il video molto bravo, che ufficialmente è stato pubblicato ieri verso le ore 18 e voglio fare i complimenti per questo ragazzo che io ci ho sempre creduto e mi sono affidato a lui. Gianluca molto, è bravo. Molto 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 bravo. E devo anche fare un complimento per Sasà Casale, sì, è un suo collaboratore molto bravo e con idee molto chiare. Allora, Gianluca è bravo, ci conosciamo da tanti anni ed elegante soprattutto, che è una poi, cosa importante. Di nascosto, non so se la gente lo sa, tu sai che Gianluca canta molto bene. Sì, lo so, saluto a Gianluca. E cresce la lista ricantanta. Senti, posso salutare questo Baldo Giovanotto, sì, che lui è un eterno giovanotto. Ma chi è? Sergio Donati. Madonna, il Sergino. Abbiamo avuto belle avventure assieme e colgo l'occasione per mandargli un bacio in diretta. Senti, tu hai mai cantato una canzone del Serginio, di Sergio Donati? No. Mi sembra di sì, mi sembra, però voglio dire, in un disco di 15 anni fa, quando stavamo giù alla Midi Studio, però non mi ricordo nemmeno quale. Allora, beh, si vede che non se la ricorda nessuno, ma per, questo lo dico per il Serginio e Maurizio, non per te, perché ogni tanto, voglio dire, capisci, chi scrive sul Maurizio? No, ma Sergio, guarda, ti posso dire, ma oggi voglio dire, grazie a Sergio Donati, ma no perché voglio fare, io in questo disco non tengo nessuna sua canzone, grazie a Sergio Donati e a validi autori come lui, riescono ad emergere i giovani perché allora se noi stessimo un guaiato. Maurizio di dischi ne ha tanti e quando tu c'hai un repertorio bello pieno pieno di canzoni e pieno di dischi, poi è sempre difficile fare un disco nuovo, no? Perché come se allora io che vengo, voglio dire, da tempi lontani diciamo, ho superato delle generazioni, ho cantato per alcune generazioni, perché tu pensa, Ettore, solo Scugnizza che abbiamo citato poco fa, sì, grazie anche a Gigi che mi ha accompagnato al pianoforte, c'ha 34 anni, pensa che io sono un cantante, vedi questo microfono che sì, è simbolo un po' della... Della vecchia televisione, della vecchia radio. Io ho cantato con un microfono per la prima volta, quelli da quadrati. Che meraviglia! Quella, tengo delle foto nel mio studio, quindi ho iniziato con lo stereo 8. Ma che meraviglia! Per me è ancora più difficile capire cosa vuole uno che viene da tempi remoti. Eh beh, certo, è difficile 41 anni, 40. No, per questo dico difficile che... fare un disco adesso. E allora mi devo, ho messo le radici del tempo perché le mie radici variano, voglio dire, in vari settori, sì, giovanili, e devo cogliere un po'. Insomma, Maurizio. Vari settori, varie generazioni. Diciamolo tutto. Quelle diciamolo lì che non mi hanno mai abbandonato e quelle lì che devo affrontare perché vogliono le cose più moderne. Sei una vecchia quercia, ecco questo. Giusto? Sì. Bene, sei una vecchia quercia. Allora, noi adesso, visto che il video, lui l'ha detto, insomma, video realizzato da Gianluca Allotta, lo potete tra l'altro già vedere su YouTube, cercatelo. Sì. E, la canzone del video si chiama Vivo di te. Vivo di te. Giusto? Perché sì, l'ho visto ieri, Serginio, cursore. Sì. No, questa non è Vivo di te. Scusate, mi avete dato le tracce,
mi avete detto, dimmi allora che numero è. È il numero 4. Allora, perfetto, perfetto, molto bene. Numero 4, Serginio, succede, non c'è ancora il disco, Chamarrandoire. Maurizio canta Vivo di te. Io non vivo se non vivi tu, un'inspiegabile magia, ma che colore è il mio domani? Respirarti nei momenti grigi è indispensabile nei giorni miei, farei di tutto per averti se perdessi te. Io vorrei sapere cosa sei, tu che sei grande più di noi, scrivi il mio domani. Vorrei poterti dire solo che per me va bene tutto, sai com'è, mi basta tutto quello che mi hai dato, non ne voglio più. Vivo di te, solo di te, anima mia, acqua di mare, accendi la mia fantasia. Risolvere i miei guai e credo nel mio domani. A volte nei miei dubbi vedo te, che pensi di buttare tutto via, ma è solo un altro stupido pensiero, come dici tu. Vivo di te, solo di te, anima mia, acqua di mare, accendi la mia fantasia. Perché è una bella sorpresa. Allora, c'ha l'aria della canzone matura, insomma, di chi ormai. E poi Maurizio dire, diverso. È una canzone di classe. È una canzone di classe, ma guarda che. Complimenti a Maurizio, complimenti agli autori. Devo dire, sì, che sono, citiamoli, ti prego. Sì, allora, gli autori sono Marco Trovato e sì. Gianni Renzi, al quale mando tanti saluti. Un bacio. E ti devo dire anche, ti devo raccontare un aneddoto su questo. Perché certo. Loro mi hanno chiamato e mi hanno detto, Maurizio, sentimi un attimo, tu sei una vita che. Canti. Io ancora dovevo nascere quando dovevo iniziare, però sai, io nella tua voce, nella tua gola, e ti devo dire anche una cosa, che Sergio Donati tanti anni fa anche lui disse che io dovevo un attimino trovare un genere un po' più... Certo, questo è un genere consono. Molto diverso da quello che ho fatto anche negli anni a dire, certo, però aspetta certo. Un attimo, parlo degli ultimi 20 anni, perché io quando ho inciso Scugnizza, dopo Scugnizza sono stato a Milano per 17 anni quasi, discograficamente. Allora, io ho fatto Gelosia, Aiuto. Sì, vabbè, Gelosia, Fuori Chiovo, ho fatto canzoni così moderne, che, pensa nei miei dischi, avevo Tullio d'Episcopo, Gigi Cappellotto, Lucio Fabbri, Gianni Farì, Massimo Verardi, erano tutti musicisti di un certo calibro ed io ero avvantaggiato con questo genere che a Napoli ancora non si capiva. Certo, certo. E quindi mi sono, sai, quando uno poi fa Scugnitz, hai fatto successo con Scugnitz, devi andare sempre su quell'onda. Certo, chiaro. Invece è sbagliato, perché secondo me bisogna provare molti
molte strade. Sì, le venature musicali sono tante, le radici. In questo contesto è una scommessa che comunque molti complimenti mi stanno arrivando. Certo, allora, è una canzone raffinata, elegante, come diceva una buona, Gino Da Vinci. E... tu mi vuoi bene, Gigi? Verso l'una di notte e smettiamo di parlare verso allora, le tre. Vogliamo fare una cosa? Volete fare l'amore in onda? Così no, salgono, no, io faccio un boom di ascolti. Lo vedo molto truccato. Un po' di sesso lo vogliamo fare? Così. Ecco qua. Che sta qua sei giù triste, ma mantene. Che fritte qua mia sera, non mi viene. Stare davanti a tu, sta freva davanti e se la abbandono, Gigi, sta freva buono non se ne va più. Fu Napoli, ecco, e questo è fare l'amore in diretta, ma io mi immagino senza allora, offesa ovviamente, allora quando vengono artisti diciamo che fanno parte del mio cammino, perché comunque camminavamo insieme, perché gli unici giovani in quel momento erano Maurizio, Pino Amoroso e Gino Da Vinci e Mimmo Rocco. Ecco. Bene, Patrizio. Poi c'era Patrizio. Che ha fatto tantissimo. No, eravamo cinque. Si chiamavano i moschettieri. Allora, ha sermonato adesso chiudite che la finestra. Volevo leggere una cosa, questo di primo mattino, voglio dire, mezzogiorno, bisogna rotare. Se permetti, mi piace tutto, no. Succede anche a me, Maurizio, purtroppo io non sono uno che gioca con i trasposti. Però Maurizio, ti prego, non lo provocare, perché guarda, altrimenti non la finiamo più. Allora, sono Deborah da Scafati, vorrei sentire un brano Nancy, Nancy arriva più tardi, un bacio a tutti, poi complimenti a Maurizio perché con Scugnizia ci fa ritornare giovani, sei grande, mi dedichi un brano nuovo, Pina da Casalnuovo che salutiamo, Anna da Casal di Principe, vuole un pezzo di Raffaello, poi mi salutate Maria, Giovanni, Anna e soprattutto un bacio a voi. Buongiorno a tutti, la vostra simpatia mi fa sorridere la mattina, è bello ascoltare grandi artisti, mi dedicate un brano di Maurizio e uno di Gino Da Vinci, baci a tutti, siete forti, Anna da Secondigliano, poi Antonella da Secondigliano, faccio più ascolti di Barbara D'Urso, sono Antonella da Secondigliano, un bacio a mio nipote Daniele, Ciro Rigione, ciao mamma, buona Pasqua a tutti, poi Anna, la mamma di Mariangela, ecco Luciano Caldore, molto bene, questa è la copertina del disco di Maurizio che esce oggi, per cui lo trovate nei negozi, se metto questo davanti al microfono, non dire anche l'etichetta, scusa, Mea Sound, Mea Sound, i fratelli Sorrentino, ieri Tanio è stato qui con Giovanna De Sio e mi fa piacere che questo disco sia uscito ed esca per la Mea Sound. Adesso strofa e ritornello, perché sono curioso, molte volte parto dai titoli e c'è una canzone che si chiama Un po' gelosa, vai Serginio, alza il cursore. Ho avuto questa notizia, mi ha messaggiato ed ce l'ho visibile il messaggio, che lui è onorato di questa cosa che ho fatto, contentissimo. Poi con D'Angelo abbiamo delle storie, abbiamo viaggiato nel vagone eletto del treno, io e lui per andare un attimino a fare una trasmissione alla Bussola di Viareggio. Mamma mia! Abbiamo cantato un attimino io, Nino D'Angelo, un certo Renato Zero, caspita, un certo Claudio Villa, la Simi Bussola Barbò, era il regno di Mina, quindi voglio dire, abbiamo delle storie insieme. Allora, vi parlo sempre delle canzoni che si perdono, no, nei dischi, e insomma questa canzone di Nino D'Angelo è un pezzo meraviglioso e speriamo che non si sia persa. No, però... l'ho stravolta un po' come gli arrangiamenti. No, dico, speriamo che non si sia persa la versione originale di Nino D'Angelo. Ci sta. Però adesso ascoltiamo la versione di Maurizio. Serginio, alza il cursore. Allora,
queste sono le canzoni che ti incantano, insomma, le parole che sembrano ricamate, dici, ma rola pigliate Nino D'Angelo, queste parole le ha prese, le ha trovate. Allora, per te, adesso prima di salutarci, Maurizio, io spero che tu ritornerai, io sono più veloce e Barbara D'Urso stamattina. Ma io ti voglio un sacco di bene, tra l'altro anche tu, devo dire, come me, invece... ti ringrazio, devo dire che tu come me in vecchiaia sei più bello, questo te lo posso dire? Capite che ti ho aggirito? Bene, molto bene. Allora, perché gente migliora? Sì, che stiamo a fare? Allora, ciao a tutti i complimenti. Sì, belle affascinante, cianciosi ardente. E c'è ne scritto un grondo modernità, più bella di tutta la città. La maggiorata fisica non c'è sta, si squisita, saporita, di una visa e qualità. Una razza, quando cammina, si fa forma appresso. Ue narassa, saperma la carrozza e fila bus, mentre caso gelosa l'aria stessa, che frema già cuccia, quando è in giro per la città, tutta la gente ti guarda e fa, ue nana, si chiude c'è un papà, ue gigi, si chiude c'è un papà. E qui fu Napoli, ce l'ho solo io. È stata la prima mia canzone incisa, 1976. Ma devo dire la verità, siete proprio bravi, cioè era già successa questa cosa insieme. Adesso vedrete che la concorrenza va a far cantare a mattina sera. Ma io ho scritto tanto, allora, io ho scritto tanto per Maurizio, comunque ti voglio dire. Bene, più rita che la finestra. Allora, ho portato anche al Festival di Napoli con una canzone scritta insieme a lui e a Marco Ponti. Basciami e entrare! E in preva lei ho cantato una canzone su al Festival di Napoli che si parlava di canzone vincente. Sì, ve la ricordate? Beh, visto che ne state parlando, perché se non ne parla la deve fare, capito? Facciamola un po' così, se no se ne stanganna, prego. Lasciami entrare dentro di te, non farmi aspettare. Io non mi ricordo le parole, tu non vuoi l'accordo. Vabbè, l'ho scritta nel 96, hai capito? Allora. Però l'importante è che c'è sta. L'importante è che c'è stare in da storia. Ciao a tutti e complimenti, che bello vedere due grandi artisti cantare insieme. Mi chiedo perché i giovani non lo fanno, mi dedicate un bel brano dal vivo, ne hanno cantati. Anche perché da morto è impossibile. Esatto. Ecco, da morto è impossibile, però poi vorrei dire, lo sapete, insomma, i giovani quando vengono qui cantano dal vivo, perché con me si canta, e come dicevo ieri io non posso parlare in playback. Ci metti alla prova. E quindi i cantanti hanno a cantare. Sono Scilla da Castellammare, vorrei dedicare un brano di Ferri per il mio amore Mauro, poi buongiorno il mondo neomelodico. Allora, siete favolosi, cominciamo bella. Grazie. Ettore è molto bravo, Consuelo sei bellissima e simpaticissima. Ecco, io ti ho visto dal vivo e sei veramente troppo, molto bene. La vista dal vivo, chissà l'ho vista. E soprattutto a che ora era, perché se avvi le 7 mattina poi ti voglio vedere. Ma perché io stanno sempre zio, ma come fatta a fare sulla console di soprattutto il 7 mattina le avrei, quanto è bello. Allora, Gino e Maurizio, due grandi artisti, un anonimo da Secondigliano, poi voce stupenda, è bello risentirti cantare. Maurizio, sei bravissimo, se è possibile Gino da Vinci Stivasa Sobuscia, Marianna da Miano, poi un saluto a mio suocero Alfonso, gli dedicate un bel brano live, grazie e complimenti. Io mi rendo conto che chiudiamo così, va? Chiudiamo così. E sto aspettando questo mandolino, l'ora che ci risiede tra salone, ma sono nascosta in un giardino, ma non ti fa sapere. Caso se mi da cerchi, scusa a te. Te voglio tanto bene. Tu dica zitto. Ma se allucca gente che non sa niente, posso dire. Te voglio bene. Te voglio bene.
io voglio fare moderno e tu mi portare. No, che c'è? Poi ti voglio dire una cosa. Queste in assoluto sono le radici del tempo, le canzoni cantate nel mondo, e non ce n'è per nessuno. Scusatemi ai giovani autori, ma che sono le canzoni più belle. Senza offesa le canzoni di oggi. Però tu hai chiamato, hai intitolato questa cosa, allora, le radici del tempo. Scusatemi un attimo, io ho i dischi lancio e ho Nancy tra pochissimo. Allora Maurizio sicuramente tornerà, grazie a tutti. Il disco si chiama Le radici del tempo. Lo trovate nei negozi oggi, esce per la Mea Sound. C'è un Maurizio di classe, raffinato ed elegante a partire dalla copertina color carne. Allora, non come sto dimostrando stamattina con la barba, perché non mi è successo che sono andato in televisione con la barba. Devo registrare domani un video dove farò la parte di un barbone. Ma tu stai troppo bello. Senti un attimo, e poi dobbiamo dimenticare di fare un complimento all'arrangiatore Carmine Liberato, che è bravo da sempre. Molto bene, ciao, allora. Ciao a tutti, è stato un piacere, Vaz. Serginio, alza il cursore, grazie. Dischi lancio. Giovanni.